notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Vi porto nell'Alessandrino come ogni giovedì con Alex Sala e parliamo di carnevale, non un carnevale qualsiasi, ma uno tra i più antichi del Piemonte. Andiamo a Voma, ci racconta tutto l'assessore Fabio Monreale di Tortona. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno su GRP. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori di GRP. Ben ritrovato intanto. Ben ritrovati, bello ritrovarsi, bello raccontare il proseguire della nostra tradizione, dei nostri eventi, tutto ciò che riguarda il Piemonte per poter costruire finalmente. Ecco, cosa succede questo weekend, ma in particolar modo martedì, vero? Martedì, sì, martedì, come da secoli, nel martedì grasso, è la festa del contado, chiamata anticamente nel tortonese, si festeggiava il martedì grasso, quindi tutte le famiglie locali apportavano qualcosa in convivialità per festeggiare l'ultimo giorno prima della quaresima, quindi c'era questa grandissima festa con una partecipazione enorme da tutto il Basso Piemonte. Ecco, e mi sembra che la tradizione però non sia cambiata, ecco, perché ancora oggi, quando per dire io invito qualcuno a cena, ognuno porta qualcosa. Sì, è giusto, la condivisione, giusto. È giusto. No, portiamo avanti le usanze, quindi la condivisione è stare insieme e comunque festeggiare la tradizione senza mai perderla, perché il rischio è quello di perdere comunque tutto ciò che siamo stati, che ci porta a essere quello che saremo. No, infatti bisogna continuare a ricordare, anzi a ricelebrare queste cose, soprattutto quando sono belle e buone, perché cosa bolle in pentola? Allora, il territorio, si parla di territorio, dai vini locali alle farine di mais sotto filo, una tipologia di farina gialla di Gran Turco che c'è nel tortonese, e i salumi locali, i salamini, le tradizionali salamini che venivano dati e somministrati alla popolazione. La cosa curiosa è che il carnevale di Vo, e sono molto orgoglioso di dirlo, ha sempre portato molta fortuna. Quindi la gente viene, oltre che per celebrare la tradizione, eccetera, c'è anche in maniera. È tipo le lenticchie a Capodanno, insomma. Che bello! È molto bello, perché la gente, dopo aver mangiato la polenta e i salamini, respira, dice: ah, anche quest'anno sono a posto. È incredibile anche come vedere, no? In base alla zona in cui ti sposti, come cambiano le tradizioni. Per esempio, i fagioli grassi ad Ivrea, no? Certo. E invece la polenta. I salamini a Vo, nel tortonese. Il tortonese, sì, questa frazione collinare, uno dei borghi onorari più belli d'Italia, che dal 22 ha ottenuto questo titolo, e quindi tutti insieme, sempre più numerosi. E c'è stata un'interruzione nel 20, perché dopo tre giorni prima che scoppiasse la pandemia. Ce lo ricordiamo cosa è successo. Siamo trovati lì, e adesso quest'anno è in grande stile, perché gli scorsi due anni l'abbiamo fatto in forma più ridotta, familiare, e adesso invece ci si riappropria completamente la propria identità, perché è fondamentale, tutta una gran voglia, anche perché è una tradizione secolare, quindi non ci resta che andare a Vo martedì 21. Da che ora inizia tutto? Dalle 14:30, dove ci sono, la mattina già sono gli allestimenti, certo, con i vecchi paioli, con la legna, tutte le vecchie tradizioni di cottura dei cibi. Paioli ovviamente secolari, anche quelli secolari, in rame. Sì, ciascuna famiglia ha ancora il suo. Che bello. E quindi ci sono circa una ventina di paioli grandissimi, e quindi noi li utilizziamo per festeggiare il carnevale. E via tutti a partecipare al banchetto del contado. Che meraviglia. Io a questo punto ringrazio l'assessore di Tortona, Fabio Monreale, per averci immerso in questa festa carnevale. In realtà tradizionale di Vo. Grazie anche ad Alex Sala. A grazie presto. A tutti, grazie. GRP.